Di Ceresole. A 1582 metri. Lago artificiale che si trova nella Valle Orco nel comune di Ceresole Reale. L'invaso, lungo più di 3 km e largo circa 700 metri. La costruzione della diga di Ceresole Reale fu iniziata il 22 luglio 1925. La creazione del bacino portò alla sommersione di decine di case sparse nella conca oggi occupata dal lago. Essa fu inaugurata ufficialmente il 2 agosto 1931 in una cerimonia alla quale presenziò il principe Umberto di Savoia. Per fare un giro ad anello del lago 7 km e 800 metri. Il lago di Ceresole non è solo un luogo di straordinaria bellezza naturale, ma è anche avvolto da storie e leggende che risalgono a tempi antichi. Si dice ad esempio, che nelle notti di luna piena, le acque del lago riflettano le immagini di antichi abitanti del luogo, che tornano per danzare sulle sue rive. Un'altra curiosità riguarda la fauna locale: se avete fortuna, potreste avvistare la rara salamandra pezzata, un anfibio tipico di queste zone, che ama nascondersi tra le rocce umide vicino al lago. Diga del lago del Segru. 2275 metri di altezza è un lago alpino artificiale che si trova nella Valle dell'Orco, Piemonte, nel territorio del comune di Ceresole Reale, lungo la strada che da questo sale al colle del Nivolè. Fa parte del complesso di laghi artificiali che alimentano varie centrali idroelettriche.
Il lago Agnel. 2300 metri è un lago artificiale del Piemonte, situato nella Valle dell'Orco nel territorio del comune di Ceresole Reale, lungo la strada che da questo sale al colle del Nivolé, appena sopra il lago Serru. Fa parte del complesso di laghi artificiali e che alimentano varie centrali idroelettriche. Questo lago è famoso nella cinematografia per essere stato il luogo delle riprese della scena finale del film Un colpo all'italiana del 1969.